il Bitonto torna alla vittoria e lo fa sul difficile campo di Gravina al vicino bastano le reti di Lattanzio e Palazzo per centrare i tre punti e dare una spallata alla classifica del Girone H di Serie D un gol per tempo di due attaccanti principali della squadra Nero Verde per sistemare la pratica Gravina e tornare al successo dopo le tre partite non disputate a causa Covid-19 la vittoria mancava in casa Bitonto dal 13 dicembre i gelo di Gaburro invece ora devono guardarsi alle spalle con una Classifica non delle migliori. In cronaca, Ragno opta per il 4-3-3 con l'ex Montinaro al fianco di Lattanzio e Palazzo, con i due under Mariani Piarulli insieme a Biasona a centrocampo. Gaburro risponde con il collaudato 4-3-3, c'è cioè correnti al posto dello squalificato Messori. Dopo sette minuti sono proprio gli ospiti a passare subito in vantaggio. Palazzo dalla sinistra serve un cioccolatino per Lattanzio, che si infila tra De Goli e Gilli e deposita in rete il gol dell'1-0. Qualche minuto più tardi il Bitonto si ripete proprio. Con l'Attanzio, ma la palla è out. Gli unici due sussulti del Gravina sono a cavallo tra il 32esimo e il 37esimo, con due tiri cross che potevano diventare velenosi, ma nulla di fatto si va a riposo sullo 0-1. Nella seconda frazione, dopo neanche 5 giri di Lancetta e Palazzo, questa volta a siglare la rete del 2-0. La risposta del Gravina è tutta in una punizione di Gionai, ben neutralizzata da Figliola, vicino a dominare sino alla fine il Bitonto, che gestisce e vince all'orizzonte Cellardò, che diventa una porta girevole da non fallire.